Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro dedicato a una delle novità che presentiamo qua al Comics & Games, ovvero Mr. No Revolution. Abbiamo qua il piacere di vedere tutti questi scrappi meravigliosi, alcuni di autori di questo volume che presentiamo qua per la prima volta. Partendo dalla mia sinistra abbiamo Matteo Cremona, disegnatore. Thank you.
Mi sembrava che questa nuova bisogno per ritornare anche in un altro modo, più prepotente, più particolare. Non voglio dire innovativo, perché il Mister No è nato, no? Come primo attore, sempre con l'editore, un personaggio molto diverso da quello che era ridicolo in quel momento. Sergio Bonelli ha messo con questo personaggio tutte le sue passioni, ha messo le sue avventure personali di viaggio, ha messo quello che leggeva, quello che vedeva al cinema, quello che gli piaceva, la musica. Era tanto, era tanto come personaggio. No? E volevamo trovare anche un altro modo, oltre a quello classico, per ripresentarlo. Adesso stiamo facendo questa operazione un po' con alcuni personaggi nostri. Noi l'abbiamo fatto con Drago Nero, con Zagora, anche di tornare alle origini. È un po' un modo di moderno di ripresentare i personaggi, ripresentarli, raccontandoli le origini. Però questo ci avevo pensato, ma non mi soddisfaceva, perché Mister No ha già una biografia molto precisa. Già raccontato in modo molto adulto, legato alla sua vita, quindi riraccontare non avrebbe avuto senso, cioè già là è molto, molto, molto perfetto e preciso. E quindi mi è scattata questa cosa, perché non provare a portarlo in un'altra dimensione, farlo giocare, ma ovviamente un altro anno. Cosa sarebbe stato quindi se lui avesse affrontato un'altra guerra, fosse stato il reduce di un'altra guerra, e poi avesse deciso di partire, ma per le conseguenze di quello che aveva vissuto, in un'altra dimensione che non quella della seconda guerra mondiale. Quale poteva essere? Portandola avanti, l'unica poteva essere Vietnam, perché è l'ultima delle guerre americane, combattute anche da soldati di leva, è un volontario, questa non sarebbe mai perché un volontario. E quindi da lì poi tutto si è incatenato, mi è uscita questa storia. Però cito anche contemporaneamente una convergenza dei loro sensi. Nel periodo in cui stavo pensando questa cosa, questo gruppetto qui aveva messo in piedi una miniserie nella serie di Orfani, che era Terra, e che secondo me tre numeri veramente spettacolari, ma al di là del risultato sia narrativo che grafico, loro erano proprio un gruppo coeso che ha portato avanti quel lavoro con la stessa motivazione con cui io stavo ragionando con questa cosa. E quindi io ho detto, mi piacerebbe proprio coinvolgere il gruppo e fare il gruppo attorno a questa nuova edizione con disegnatori e autori anche lontani dall'immaginario classico che questi stanno portando avanti anche graficamente e narrativamente nelle stanze diverse. Abbiamo cominciato a ragionare loro su come castano un po' diciamo, ben capito se per fare un piacere a me come direttore oppure se convinti davvero, e piano piano è andata questa cosa. Infatti quello che mi incuriosisce guardando le tavole, leggendo questo primo volume, è vedere questi autori anche giovani che hanno appunto magari un retaggio differente da quello classico avventuroso che è proprio gli autori di queste nuove, certamente bonelliani, come Monte Premura. Era affrontato un personaggio, era affrontato un'ambientazione che sicuramente rispetto alle esperienze di cui parlavamo prima, già nel sempre sul campo, con la zona, eccetera, è distante dalla vita e dalle esperienze che probabilmente hanno fatto loro tutti i giorni. Adesso magari mantengo combattuto in pietra da bambino, non mi credo, però hanno dovuto calarsi in effetti in un segno, in un'atmosfera completamente differente da quella che avevano affrontato sotto suo orto. Come è stata questa avventura? È stato difficile? No, non è stato difficile per niente, perché riconosco che Mister No è un personaggio talmente, talmente ricco, che è un contenitore di emozioni al di là di quello che è. Questo è quello che ho visto io. Quindi anche la ricchezza del Vietnam, i soldati, la ricerca che ho cercato di fare nei vari ambienti nel 1960 è stato naturale, molto più facile, perché quello che avevamo, cioè il fenomeno che avevamo questa cosa, e quindi mi sono trovato a semplicemente esprimere. Poi io non conosco bene questo classico, ho letto qualcosa da ragazzino, l'ho riscoperto da adulto, però proprio da disegnatore, quindi
piacevano alcune situazioni, alcuni disegnatori in particolare, ma la sua bellezza, la sua utilità, la sua parte di questa storia, mi chiede molto male. E non è fatto cosa per lui. Ma quello che hai accennato adesso a New York negli anni 60, perché in effetti questa storia si appoggia su due binari, narrativi, anche distanti, e anche con due atmosfere molto differenti, sia attualmente per l'ambientazione, una la giungla, la vita, una giungla urbana, che anche la caratterizzazione che poi è dato il colore. In questo caso dobbiamo guardare proprio là del tavolo e farci raccontare qualcosa a proposito dalla buona Pamukkale. In realtà, diciamo, il lavoro che ho trovato a fare su Mr. No è lo stesso tipo di lavoro che ho fatto su Albany per un bel po' di tempo. Cioè, noi sì, siamo un gruppo coeso e la cosa che mi piace molto di questo gruppo è che abbiamo sviluppato in qualche modo un'identità, un modo di raccontare una storia. Non lo so se moderno o meno, che comunque coinvolge il colore, perché le nostre storie cerchiamo di non fare in modo che siano una storia colorata, ma che il colore vada a raccontare come sta di anni, è un po' la colonna sonora di quello che succede all'interno della storia. Per fare questo però c'è bisogno della grande incollatura tra la scrittura, tra il disegno e con il colore, insomma, ci deve essere un tratto di onda, altrimenti questo giochetto che facciamo non funziona. La cosa carina è che poi con Michele ci siamo provati a ragionare all'inizio di questa cosa ed è venuto tutto molto naturale, cioè prende un impianto, come diceva Michele, che quello un po' che avevamo messo in piedi per terra e vedere se funzionava su il personaggio che ha un linguaggio non, insomma. Anche trovare le atmosfere di colore, le atmosfere di energie è stato molto interessante, molto intrigante, perché secondo me è molto diverso da quello che facciamo con Albany. Abbiamo voluto anche fare delle cose diverse, ma non è stata una scelta così a monte, è stato proprio perché questo personaggio che porta a raccontare quel tipo di mondo colorato, insomma, quel tipo di mondo. Quali sono stati gli accorgimenti per separare i due momenti della storia? Ho del tutto per non essere tecnico, perché se non mi andiamo da solo. Né uno ne ho provato, perché lo sapevo già quando dicevi le cose tecniche, ma mi sento proprio di là di tale assurdo, soprattutto da Michele. Rispetto a dopo, però farei tutto super sparato, tutto super potente. Comunque stiamo raccontando una storia di fantascienza, drammi spaziali, una storia anche adolescente in qualche modo, quindi mi piace un colore estremamente carico, un colore che veramente il nostro gergo tecnico quando si descrive il colore di occhio è che non devi nemmeno avere la luce accesa quando leggi Orwell, perché non dei colori così potenti su Orwell e su Mr. No questa cosa non sarebbe una tecnica, non è la spazialità giusta, non è la persona giusta, quindi abbiamo cercato di trovare un modo di raccontare questa storia con una parete che sembra sempre molto ampia, con tantissimi colori, anzi no, scusate, che sembra sempre con pochi colori, ma in realtà non sono tantissimi, ma sono tutti concentrati nelle zone in cui viene raccontata l'azione, nell'emozione, poi nel resto invece andiamo verso i grigi, verso il atmosfera un po' più sofisticata, insomma. Volevamo un po' mostrare che sono di questa cosa. È ricco, c'è molta atmosfera, a me incuriosisce tantissimo. Quello che ho letto, vorrei dire, è tantissimo. Lavoro veramente, consiglio a tutti i creatori che sono seduti qua, ovviamente, per non essere ancora incuriositi quanto me. Ma che raccontaci di queste due linee narrative, due accennavamo, e soprattutto una che mi sembra particolarmente legata a una delle tue tante passioni, la musica, cioè con la presenza della musica, che è una delle prime cose che ha senza leggere, perché il nostro ricordo, la nostra esperienza che viene dal cinema soprattutto, che abbiamo visto i film di guerra, di Pietro, eccetera, è sempre legato, ha sempre legato molto l'immagine cinematografica a una colonna sonora che era quella di quei tempi di Pietro. Come entra questa colonna sonora nella tua storia? E anche per questo mi ha emozionato tanto il video che ha fatto Alex, perché chiaramente il fumetto, rispetto
creare la suspense con gli umori, con la colonna sonora, non puoi metterci la musica, puoi scriverci i testi delle canzoni, ma non è la stessa cosa che li stai leggendo, se li conosci magari non lo puoi ricreare nella testa. Quindi l'idea invece di creare una musicalità che passi proprio attraverso le emozioni dei personaggi, magari semplicemente un'espressione, una tenuta del personaggio, no? O una New York vista dall'alto, con la pioggia che cade, i piccoli personaggi che camminano e tutto si fa grigio, e poi nella pagina dopo un contrasto con la stessa pioggia, però la pioggia umida, la pioggia fastidiosa della giungla, il caldo immaginario asfissiante, i soldati che si trovano in questa situazione dove stare attenti in ogni istante. Ecco, cercare di vedere questa musicalità poi chiaramente è una cosa molto difficile, chiaro, poi lì ci sono anche degli omaggi, dei piccoli omaggi, degli inserti, qua ci sono le Underground, per esempio, che suonano in una delle tavole, quindi vabbè, chiaro, non poi ci mette le sue cose, ma questi sono giochetti, no? Il discorso invece di avere una musicalità, ecco, credo che sia nella scrittura, credo anche loro disegnando, è molto nel colore, hanno cercato di andare a togliere, credo. Io sono partito volendo togliere, non aggiungere, non spiegare troppo, ma cercare di far uscire l'emozione, visto che è un personaggio così potente di sé, perché quello che caratterizza in effetti queste storie è che il personaggio, dico, è naturalmente riconoscibile, sì, ci sono le sue caratteristiche, pur portandolo in un'altra dimensione, non è un personaggio che si trasforma, è come pensare la guerra mondiale dove lui ha, la seconda guerra mondiale dove questa Italo aveva un tavolello inserito, chiaramente aveva un afflato patriottico molto differente, no? Noi sempre lo vediamo, sembriamo una guerra giusta, è chiaro che la guerra è sempre tremenda, Mister No, nelle sue avventure di guerra nella seconda guerra mondiale, si è trovato molte volte ad avere a che fare dall'altra parte della barricata con giovani persone che erano come lui, solo dall'altra parte, e questi dovevano ammazzarsi a vicenda, no? Quindi piccoli uomini dentro una dimensione che invece decidono dall'alto e da motivazioni, però lì pensiamo tutti che ci sia stata questa motivazione forte, no? Che era giusto combattere quella guerra, mentre la guerra nel Vietnam è una guerra sporca, cioè gli stessi americani in quel momento c'erano le prime manifestazioni contro il guerra, cioè il movimento che nasceva, che poi sarebbe stato quello del 68 in Europa, lì è nato un po' prima, ma molto legato per esempio alle rivendicazioni dei neri, alle rivendicazioni omosessuali, al contro la guerra, perché loro avevano questa dimensione in casa. E quindi c'è ovviamente un retrogusto più amaro, perché alla fine Mister No, che nella seconda guerra mondiale parte comunque come militare di leva, non è volontario, però combatte una guerra che lui sa, cioè, sono dei valori che devono essere portati, che lui li riconosce, qui non si poteva avere la stessa motivazione, alla fine si accorgerà che è una motivazione emozionale che poi gli farà decidere di partire da lì. Tutte e tre le storie sono divise modo, una linea temporale, diciamo al presente, una linea flashback, che è molto somigliante dagli accorgimenti che abbiamo, diciamo, con il colore. Nella prima storia questa no, è in guerra in Vietnam, nella seconda storia è un reduce nella San Francisco del 1968, nella terza storia va in Amazzonia, con più motivazione da lì. Ma una di queste storie riporta un flashback, lo si vede in precedentemente, capiamo delle cose di cui o appunto vari anni prima New York, o nel caso della storia di adesso ragazzino che impara a volare, quello che poi succederà di cui durante. Osservando le tavole che possiamo vedere ora, vediamo degli studi per centrare questo volto di Mister No, che sicuramente ha un aspetto anche più giovanile. Come si è lavorato sulla caratterizzazione? Cioè qual è stato il modello di base da cui si è partiti e come si è arrivato poi all'aspetto definitivo di questo Mister No in nuova versione? Di base?
stato anche quello raccontami cosa hai detto in un'altra occasione, che questo è stato il tuo primo lavoro totalmente in digitale, sbaglio. Sì, sì. E quindi un lavoro comunque, come ti è capitato, da subito ho pensato per il colore. Sì. E quanto è stato dover lavorare con Emiliano, che è uno precisino e terribile? Ma io dico sempre che Emiliano, preferisco parlare di lui, perché quando mi arrivano le mente, le collezioni, mi manca un pezzo, ho bisogno di sentire la tua voce, posso dire la tua voce, perché molte cose magari sembrano invece a voce, riusciamo a comunicare di più. E questo è il giorno, quindi ormai ci facciamo da tanti anni, non è un problema. Grazie, diciamo. Parliamo 10 minuti di lavoro e sappiamo quella cosa, però la telefonata tra di noi di solito dura tra le 2 e le 3 ore, quindi sappiamo che c'è un momento in cui ci prendiamo le ferie, se non 3 ore e 3 ore. Ma grazie dell'inizio, della definizione del nuovo mondo di Mister No, del suo aspetto, eccetera, poi mi segue per quello che raccontavate, che c'è stato piuttosto corale, sì, cioè il coinvolgimento, quindi non solo tu hai avuto la responsabilità solidale del primo numero, ma fondo al tavolo ad Alessio che era su quelli successivi. Come sono finiti gli altri? Beh, poi appunto magari adesso ci parla della sua esperienza, perché lui ha fatto questo nuovo punto, quindi già doveva trovare un'altra chiave, forse c'è qualche tavolo in cui si può vedere. Hanno cominciato in parallelo, io ho scritto le due storie in parallelo, quindi la prima e la seconda praticamente sono state portate avanti e terminate dallo stesso momento. Storia ce l'abbiamo pronta adesso, mentre la terza la stiamo sviluppando. Ecco, questa è una bella punta. Esatto. La terza storia invece è tra entrambi i disegnatori coinvolti, uno nella parte del presente e uno nella parte del flashback, e la stiamo lavorando adesso mano a mano. Mentre appunto queste due storie sono andate avanti, la prima e la seconda, in parallelo contemporaneamente. Sì, diciamo che è un Mister No ancora più diverso, se possibile, da quello classico. In questo caso addirittura cambiamo proprio il look del personaggio, no? Nel senso che noi lo troviamo a San Francisco del 1968, quindi epoca di molta cultura, hippie, e in qualche modo appunto Mister No doveva richiamare questo aspetto qui. E mi fa ridere che Matteo ci ha avuto questa orazione così serena. In realtà io il primo kit è stato un po' scusate. Il primo approccio è stato un po' difficoltoso perché cercavo una linea quasi classica e avevo paura di snaturare il personaggio. Poi, dopo che è arrivato la prima sequenza con flashback, esatto, che dovrebbe essere questo qua, in cui c'è Mister No 17, 16 anni, e questa sequenza qua mi ha dato appunto una molla per dare un'interpretazione che invece fosse un po' più coerente con il tipo di lavoro che ho fatto in precedenza, e quindi diciamo che sono riuscito a modificare l'approccio e dare anche un'impronta più personale, quindi sono stato forse un po' meno fedele alla linea più classica, ma penso a vantaggio di nuova, si può dire. E per quanto riguarda la quadra del viso, sì, diciamo che c'era come riferimento appunto i disegni e l'interpretazione che faceva Roberto Di Viso, il personaggio, quindi c'era questo naso un po' vino, un po' sottile, e solo il problema è che appunto io avevo i capelli lunghi e la barba, quindi sotto dovevo mantenere temi grafici tipici di Roberto e tradurli appunto nello stile che io ho portato avanti in questi anni. Più o meno il percorso è stato questo. Però dopo quello spoglio è andato tutto abbastanza liscio, quindi è stato tornato in difficoltà iniziale. Ma
quanto lo conosce questa tendenza? Cioè, è tutta colpa di Kier che vi ha costretto a consultare? No, quella... Non c'è una mania vostra? No, quella è una... devo dire che una parte bella della lettura, perché io veramente ho un piacere notevole nella fase di presentazione, perché appunto... perché è il momento in cui appunto tu ti carichi di idee, di spunti, di suggerimenti, eccetera, eccetera, e la parte difficoltosa, la parte in cui sangui un po' di più, è il momento in cui tu devi riuscire a tradurre poi quel bagaglio di idee su carta e trovare il modo di tenere un equilibrio tra tutti gli elementi, sia la documentazione, sia il resto di esigenze, sia di sceneggiatura. E quanto è stata rigorosa la documentazione, cioè, sapendo che è ambientato in un periodo molto preciso della storia americana a livello di costumi, oggetti? Allora, rigorosa direi abbastanza, nel senso che ho cercato di mantenere sempre molto fedele a più alle foto d'epoca che ad esempio a film ambientati appunto appunto nel cinema, un po' di licenza sia di costumi che di ambientazione facile che qualcosa va bene. Però devo dire che non sono neanche un disegnatore così rigido, quindi importante penso che una cosa funzioni a livello visivo, quindi licenze poche però giuste. Io chiedevi quando sono che lei non lo è, però le tavole che ti fanno grande sono quelli che vuole che c'è inconsciamente, forse non lo so, io ho visto così e mi ha preso per il titolo delle mie passioni nelle manie che sono quelle di mettere tutti i piedini anche se non si vede la cosa, anche se non si nota, no? Però ci sono, tipo, mi sono studiato, sono letto i blog, i forum di Reduci del Vietnam che raccontavano come si vestivano, perché portavano certi stivali rispetto ad altri, perché il capitano portava le striscine, pensavano per i vari cimitanti degli allenamenti, non si poteva per conoscere, oppure c'è una leggenda durante il periodo di Cortese, quando vanno a si vede chiaramente la copertina di disco, ma ci sono altri dischi di quell'anno, giusto, cioè, che mi sono cercato, cioè, quindi per dire quanto è facile poi anche affaticarsi su queste cose, ma non è una. Posso aggiungere che lavorare in quanto a Cremona significa riuscire a sfilare le tavole, ma non fisicamente, perché una volta mi chiamano e dice senti, mi dici se consegno tra una settimana, perché c'è tutta una sequenza di tavole e vengono a seconda e non sono sicuro che quei cartelli piccoli così che sono sul fondo abbiano la scritta in vetro di intercensità. Mi ero comprato il dizionario. Il dizionario per il piccolo piccolo di Ramino. Questo me l'avevi detto. Per te perché sono delle soddisfazioni comunque avere qualcuno che si impegna in questo ambiente. Su vietnamita, non so. Ci sono delle frasi che hanno almeno con l'inglese che conosciamo, non so, anche con una situazione chiama, però adesso può essere capito, non so, vedere cosa dico, perché dicono delle cose tremende, perché noi siamo sulla linea d'acqua, quindi si sa qua. Certo, è vero. Ma no, insomma, diciamo che il linguaggio e il tipo di narrazione cerca di essere un pochino più naturale, diciamo così. Tra voi però non ci perdete proprio, siete sempre più d'accordo.
senso che in questo caso è un lavoro veramente molto condiviso, molto di squadra, insieme di capire. Io non riesco a essere, non so se è un difetto o un pregio nella scrittura, ma non riesco a essere preciso in quello che richiedo al disegnatore. Mi piace che ci sia veramente pubblicità e che il disegnatore ci metta del suo, soprattutto quando lo conosci e sai che cosa ti può dare, no? E quindi cercare di lavorarci assieme, ma anche senza bisogno di spiegarsi tanto, di sentirsi. Da noi ci siamo sentiti veramente poco in questo momento in cui abbiamo lavorato, visto due o tre volte, sentito proprio poco. Erano più input di emozioni, cercavo di capire se da loro mi sarebbe arrivato quello che io avevo in testa. Devo dire che parte di modo che ovviamente sono andato ad aggiustare, e proprio sì, cioè loro hanno creato con questo loro modo di disegnare, di portare appunto un'emozionalità. Credo anche rispetto alle cose che loro hanno bisogno negli ultimi anni, che qui abbiamo fatto un passo perché era più distante da quello che avevano fatto, che erano soliti fare. Mi piaceva proprio, siccome mi piace molto come lavorano, cercare di vedere cosa avrebbero portato in una dimensione così adulta, lo dico tra mille virgolette, ma nel senso che sì, qui ci voleva qualcosa di più consistente, non è eterna. No, non per quello che ho scritto io, ma proprio perché il personaggio sì, ha veramente una tridimensionalità mister, no? Che, cioè, anche volendo non riesci, no, ad essere banalizzato, perché lui fa quelle cose lì, lui ti richiama lì, poi lui è una persona comune, e quindi lo metti di fronte a delle difficoltà e cerchi di capire come una persona come lui, che è comunque una persona positiva, lega, non basta il contrario, il comune, non mi piace, no, avere questo rapporto con le donne, no, in maniera paritaria, come si rapporta a dimensioni che invece sono borderline, no? Sono molto, molto truci e un po' allegre, però lui riesce a metterci sempre un po' del suo. Certo, questo è stata una storia, è un personaggio che ad essere generoso con il disegnatore, cioè a metterci tutto quello che vuoi, risolvere tutti i problemi, un'idea, un'idea. Quindi questa cosa è così. Mi dico che il tempo sta correndo, quindi siccome spesso arriviamo fino in fondo, parliamo soltanto noi, non abbiamo il tempo di ascoltare le domande dal pubblico, provo a vedere se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, questo è interessante, tutti appassionati personaggio classico e questa immagine che magari vedete per la prima volta mi avranno fatto sorgere un punto di domanda, una curiosità da... Eccolo qua. Vissuto con la sorella di padre, questo zio
ultima volta, questa è un'operazione che ha un senso, questa dimensione, e si chiude così. Poi nel tour invece, come disegnato da Alessio, ci saranno
singole operative sfere come appunto, appunto i toni di colore che si erano concentrati nel posto in cui veniva raccontata la storia. E questa cosa io ci tengo molto perché secondo me siamo riusciti a fare una cosa che mi piace, cioè stare molto incollati alla scrittura, sia dalla parte di disegno sia dalla parte di colore. E poi Emiliano ha curato il colore, coordinato la parte grafica, che ha realizzato questa potentissima copertina, molto meravigliosa. Ho già visto il bozzetto della seconda, che lo è altrettanto. Tanto lo ringrazio per questa cosa che ha fatto, ma credo che anche lui, anche per lui, Mister lo rappresenta un po'. Dice un atto d'amore. Sì, sì, un atto d'amore, perché questo è un piccolo aneddoto. Io da bambino i miei primi ricordi di lettore sono legati al fatto che da ragazzino io abito a Campania, insomma, veniva mio zio con una macchina scassatissima che metteva sotto l'albero dell'albicocco, non so se voi avete anche l'albicocco a casa, ma fatto sul balcone con tre arancioni comunque, con un odore che mi sembra bellissimo, primi 20 minuti, poi un po' meno. Comunque lui, non so perché, lo parcheggiava sempre lì, ma aveva il cofano pieno di questi albi. E io avevo 5-6 anni, appena iniziato a leggere, mi ricordo, i miei primi ricordi sono appunto legati a me che leggo Mister Nock, mentre un po' il bambino, ma mi piaceva da morire, poi quando abbiamo fatto Mister Nock e mi ha coinvolto, devo essere sincero, sono proprio emozionato. Bellissimo. E direi se non ci sono altre domande con questo momento emozionante al profumo. Vorrei ricordare a Luigi, ci metto una sezione, così lascio a lui citare magari i disegnatori che invece sono coinvolti nel Mister Nock classico. Perfetto, quale migliore presa in passato. Buongiorno a tutti, io vorrei cominciare dicendo che sono molto curioso di leggere questa storia, di cui fino a questo momento non ha già nessuno questa storia, e di cui però conoscevo l'argomento tra un paio d'anni, come chi me l'ha detto, e un segreto che ho conservato in questi anni. In redazione nessuno sapeva fino a poco tempo fa quale fosse l'argomento di questa rivoluzione di Mister Nock, che perciò è una novità non soltanto per lettori ma anche per la maggior parte dei collaboratori della presentazione, non è vero? E quindi sono curioso di leggerla e sono anche curioso per un motivo, che da lettore di Mister Nock della prima ora, noi ragazzini degli anni 70 in realtà Mister Nock lo percepivamo così, lo percepivamo come un reduce di una guerra come quella del Vietnam, cioè la percezione storica del fatto che Mister Nock fosse ambientato negli anni 50 e perciò appartenesse a quella generazione sconfitta dei reduci della seconda guerra mondiale, noi lettori di quell'epoca ce l'avessimo in pieno, no? Poi dopo abbiamo capito, Sergio Bonelli attraverso il personaggio ci ha fatto entrare nel clima di questi eroi classici del dopoguerra degli anni 50, però la nostra percezione era quella un po' del Mister Nock reduce con i reduci del Vietnam. Il fatto che questa miniserie ci porti Mister Nock negli anni 60, nella guerra del Vietnam, eccetera, mi sembra un modo di rendere omaggio anche allo spirito originario del personaggio ambientato negli anni 70. Lui sono curioso anche io per dire anche le cose che giorno. Mi farà sapere. Mi ricordo che sono un lettore della prima opera da 5 anni, la cosa che mi colpiva molto prima delle opere è che un attimo, un classico, un quello che
come vissuta quel grande Antonelli, con il quale ha creato come sarebbe stato in un'altra dimensione, no? Però è ovvio, lui è anche di un'altra era, è ovvio che ma deve fare il soldato, cioè, quindi come dicevo, si trova davanti, come è successo nella seconda guerra mondiale, dall'altra parte dei ragazzi con lui, deve sparare lui, loro devono sparare, perché è l'assurdità della guerra. Tutta quella generazione ha dovuto vivere con questa tendenza. Bene, il nostro tempo è come scaduto, però disegnatori, vedete che riproviamo. No, no, i disegnatori del Mister No tradizionali, anzi, che ricomincerà a giugno, prima di tutto ci sarà Roberto Aliso che giustamente non solo disegnava Mister No con quella giornata, ma disegna addirittura e anche molto bene a anni di Cediano, però sta lavorando grandemente sia sulla prima fase che sarà una serie di 8 arti che racconteranno 8 episodi completi, ma racconteranno un'unica storia con questo ritorno di Mister No. Mister No non ritorna a partire dall'ultimo numero che è stato pubblicato, perché Sergio Manelli ha fatto un finale proprio a questo, cioè quella ultima inquadratura in cui l'alligatore si mangia il pappagallo, un narratore, eccetera, è veramente il punto di fine di Mister No. E giustamente noi non abbiamo voluto ricominciare dove ha fatto lui, ma abbiamo fatto un passo indietro e perciò sarà un Mister No negli anni 60-50 a Manaus con gli amici di sempre e vivrà una serie di avventure nuove, con uno spirito nuovo, perché Mister No è un evergreen che è sempre attuale, cioè non è un personaggio retro. Noi non torniamo all'atmosfera degli anni 70, 80, eccetera, non ce ne bisogno. Questa donna guarda anche adesso, si parlava adesso del Brasile con una nuova. E i disegnatori coinvolti in questa cosa sono. I disegnatori coinvolti in questa cosa sono Marco Foderà, Massimo Cittadino.